saranno due test importanti per l'atteggiamento, per la mentalità e anche per la qualità del gioco. Evidentemente giocare consecutivamente sul campo delle due prime, di quelle che oggi sono le due prime in classifica, ci mette davanti a quello che finora è stato, si è espresso come il meglio di questo girone, di questo campionato. Quindi questa verifica per noi sarà particolarmente importante. Fortunatamente i risultati, soprattutto quelli delle due gare casalinghe, ci danno la serenità di andare a fare queste due gare in trasferta senza l'assillo e la necessità di una vittoria a tutti i costi, ma anche con la consapevolezza che una vittoria su uno di questi due campi darebbe una risposta e una svolta importante, ecco, nella valutazione delle nostre capacità. La mancanza di Rotondo, diceva lei poco fa, per motivi virali, porterà un cambiamento all'assetto della squadra? Sì, purtroppo è un inconveniente proprio dell'ultima ora e quindi dovremo prepararci un po' a questo, soprattutto mentalmente più che tatticamente, soprattutto considerando la fisicità e l'esperienza dei lunghi dei nostri prossimi avversari, la sua presenza sarebbe stata particolarmente importante, però questo fa parte un po' delle regole del gioco. Un inconveniente che è capitato, dobbiamo pensare di limitarne le conseguenze negative e cercare di usare le qualità dei giocatori che lo sostituiranno nel modo migliore. Ma una squadra molto esperta, con giocatori molto esperti nell'asse play pivot composto da Spanghero e Garri, con Sorokas che è uno dei migliori quattro di questo campionato. E diciamo che è una squadra che ha organizzazione e intensità difensiva, una squadra di grandissimi tiratori da tre, veramente forse una delle migliori squadre del campionato sotto questo profilo, e quindi evidentemente con una grande capacità di creare, di inventare, di creare situazioni perimetrali importanti per i tiratori, e questo sarà in assoluto il nostro primo obbligo difensivo, quello di cercare di sporcare, di togliere qualcosa e di non far trovare soprattutto il ritmo ai loro tiratori principali. Sono due trasferte molto impegnative, sia dal punto di vista mentale che fisico, entrambe fuori casa contro le prime in classifica. Noi cerchiamo di dare il massimo e speriamo di portare a casa entrambe le partite se è possibile. Una tua valutazione su questa presenza qui ad Agrigento dopo tre partite? Agrigento è stupenda, mi trovo veramente bene. Inizialmente ti ero un po' dubbioso prima di venire qua, invece ho potuto constatare che è tutta un'altra cosa. Rapporti con gli altri colleghi, dei giocatori della squadra, insomma? La squadra è stupenda, siamo tutti giovani, ci intendiamo tra di noi, c'è intesa in campo e fuori. Dove pensi che possa arrivare questa squadra? Non mi voglio mai, non voglio sbilanciarmi, però se continuiamo a lavorare bene possiamo puntare in alto.